parla vergogna! Però sono ma dica cosa vuol dire! Tre disabili in una casa! Sono troppi! Cosa vuol una dire che sta vergogna? Uno è una legge, dice che i fondi prima sono per le non autosufficienze! Questo è quello che avviene ogni giorno nella famiglia! Che cosa significa? Questo è quello che avviene ogni giorno nella famiglia! La stessa cosa avviene per tutte le famiglie! Va bene! Per tutti! Voglio vedere, non voglio rispondervi ai salire! Che significa riserva per i gravi! Lo voglio... Siamo qui in tantissimi e sono veramente contenta perché si diceva prima che hanno scoperto finalmente dalla Regione Sicilia facendo un censimento che sono 12.000 solo i gravissimi, quindi il fatto di essere scesi qui in piazza in tanti, nonostante le difficoltà, le immense difficoltà, dover camminare con un respiratore, dover affrontare un viaggio anche di 2 ore con la macchina è veramente una cosa impensabile, però siamo qui proprio per difendere quelli che sono i nostri diritti. Non è solo la questione di ricevere l'assegno, di ricevere del denaro, è una questione di dignità, è una questione di rispetto e chiediamo semplicemente quello che ci spetta di diritto. Guarda, tutto è nato di fatto a febbraio dell'anno scorso grazie ad una trasmissione televisiva che ha smascherato un sistema politico, possiamo dire clientelare, di favoritismi, che ha portato alle dimissioni anche di un assessore regionale, nonché a un caos a livello amministrativo e politico all'interno della regione siciliana. E da lì è cominciato un delirio, possiamo dirlo così, perché si è innescato un meccanismo di protesta molto forte che ha portato anche all'approvazione di delle leggi nuove all'ARS come l'assegno di cura, il decreto Crocetta dell'anno scorso e da lì però tutta una serie di problemi concatenati. Considerate che grazie a questa protesta siamo riusciti a scovare nei meandri della regione siciliana 12.000 disabili gravissimi che non erano mai stati censiti a livello regionale. E guarda, male, perché è una vita, a 40 anni che vivo questa situazione e ora basta, non ne possiamo più e non ne posso più. Allora, vivere la disabilità giorno per giorno e viverla sulla propria pelle è tutta un'altra cosa piuttosto che sentirne parlare. Io ho una bambina disabile gravissima di 11 anni, e ha un ritardo mentale grave e soffre anche di epilessia. E non è semplice la vita di tutti i giorni, non è semplice, è sempre una guerra per qualsiasi cosa, anche per una semplice passeggiata, per una carrozzina, per uscire. E io vorrei che là dentro si rendessero conto delle nostre giornate.